Allora, grazie a tutti i presenti, grazie a Paolo Ioriatti che ha scelto di presentare il suo libro anche qui a Vigevano. Allora, Paolo Ioriatti, dopo una lunga attività all'interno della pubblica amministrazione, ha scelto giustamente di scrivere un libro sulla pubblica amministrazione, sul potere politico, su politica e amministrazione, anche perché negli ultimi tempi si è impegnato in un'attività di ricerca e di insegnamento presso l'Università di Pavia. Introduco dicendo due o tre cose su Astrolabio, per chi non conosce Astrolabio. Astrolabio è un'associazione di promozione sociale, quindi senza finalità di lucro, che ha per compito principale quello della diffusione della lettura. Perché Astrolabio? Perché l'Astrolabio nei tempi andati era uno strumento che consentiva la navigazione antesignano della bussola. E quindi Astrolabio ha, diciamo così, tra virgolette, la pretesa di essere uno strumento per navigare nel mondo dei libri e nel mondo della cultura. Ma il nome Astrolabio è più che mai calzante per il libro che presentiamo questa sera, perché il termine governo deriva da kubernao, che in greco significa timone. Quindi sostanzialmente l'attività di governo è l'attività di condurre una nave, una barca, in porto a raggiungere i suoi obiettivi. Il termine governo nasce da kubernao, che in greco è timone. E quindi c'è un accostamento naturale tra questi termini e questo libro. Ecco Paolo, perché questo libro, da cosa nasce questa esigenza, questa tua esperienza? Sì, grazie. Anzitutto, grazie a voi. Il tema non è di quelli più, diciamo, accattivati. No, questo libro nasce, è il libro di un tranquillo pensionato che dopo anni di trincea, adesso con un po' di tempo, come dire, ha modo di provare ad approfondire un po' in chiave teorica, storica, l'esperienza che ha vissuta e al tempo stesso mettere a frutto anche un po' delle cose viste e fatte. Io ho lavorato in staff al presidente della provincia Tullio Montagna. Poi ho lavorato in staff al sindaco di Bologna, Walter Vitali, che è un altro bel personaggio, e poi ho fatto quasi 20 anni con Formigoni, quindi devo dire che ho visto sia enti che colori diversi. E il libro ha proprio una parte che, posso confessarlo, sono proprio degli appunti che mi sono preso mentre lavoravo ogni tanto la sera, dico, ah, oggi ho visto una cosa un po' interessante. E quindi, diciamo, il libro mette insieme un po' di ricostruzione teorica, riferimenti storici, e poi diciamo anche dei pezzi di esperienza vissuta. E quindi lo scopo è, da un lato, di valorizzare anche l'aspetto dell'amministrazione, cioè che la macchina che sta dietro a tutte le operazioni e l'attività politica, perché tante volte diciamo questo ruolo giustamente non appare, perché è il politico che appare, quindi questo è giusto, però come dire, per avere una cognizione più adeguata di come funziona davvero il mondo della politica, entrambi gli aspetti vanno colti. Poi, a dire la verità, c'è anche una versione che dice comandano tutti i tecnici, il politico è solo una comparsa, quindi c'è anche questa lettura del dietro le quinte. Ecco, io penso che in realtà tante volte la verità è un po' nel mezzo, nel senso che poi ciò che appare, la politica condotta, fatta, e l'impatto che ha sulla società è frutto sostanzialmente del rapporto, della convergenza di queste due componenti. Quindi da questo punto di vista io l'ho pensato un po', diciamo, per chi lavora nell'amministrazione, perché aiutare a rendersi conto che anche delle vicende, degli aspetti un po' banali quotidiani hanno un fondamento teorico importante, cioè quello che accade quotidianamente a chi è dentro l'amministrazione ha, se uno va a vederlo, ha delle ragioni e degli antecedenti molto molto importanti. È pensato anche per chi studia e pensa di andare a lavorare, diciamo, nella pubblica amministrazione, e per chi magari da fuori dice, ma io vedo il telegiornale, vedo le cose, ma
la Meloni ha fatto, la Meloni ha detto, no, la realtà è un po' complicata, cioè dietro la Meloni che si occupa, diciamo, segue 5 dossier al giorno, c'è tutta una macchina molto importante che lavora dietro, quindi diciamo il libro ha anche l'ambizione di dare qualche elemento rispetto a, diciamo, al funzionamento complessivo. Ecco, da questo punto di vista mi sembra che è un'operazione fatta non da uno studioso, diciamo, io non sono un accademico, anche se adesso lavoro all'università, ma che cerca di portare ciò che ha visto e ha vissuto diciamo in una chiave, però diciamo con una base teorica sufficiente, ecco, quindi non ha pretese accademiche, ha più, diciamo, l'ambizione di dire come stanno davvero le cose viste da dentro, ecco, ovviamente è un dell'amministrazione come appare a me, quindi poi il tema si presta a tante discussioni, però insomma un tentativo, perché tante volte si dice che chi si occupa di amministrazione non la conosce, cioè l'ha solo studiata, chi invece la fa tante volte non, diciamo, non scrive, e quindi è un oggetto, prego. Scusate l'interruzione. Grazie. Allora, io nel ringraziare Andrea Cioffa della sua presenza in qualità di sindaco di Viterbo, ringrazio anche l'assessore alla pubblica istruzione Paola Fantoni, assessore del comune di Viterbo. Attendiamo anche il consigliere regionale Andrea Sala, perché giustamente un libro di questo tipo che parla della politica prevede poi anche l'amministrazione in concreto. E Andrea Ceffa è stato in precedenza assessore per molti anni al Comune di Vigevano e da 2 anni ricopre la massima carica. Ringraziare anche io della presenza autorevole che mi ha Siamo partiti ora, Andrea, presentando le premesse del libro, che ora approfondiamo. Ecco, io ho letto con molta attenzione il libro di Paolo, l'ho sostanzialmente vivisezionato. Aiuto! Vivisezionato. Allora, diciamo che tu sei partito da questo libro, questa edizione che avevo io in casa nel 1966, Il lavoro intellettuale come professione, Max Weber. Quindi sei partito da Max Weber, La scienza come professione, Il lavoro intellettuale come professione. Max Weber, diciamo, è il fondatore della scienza politica contemporanea, e siamo a cavallo della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento. Sì, devo dire che una mattina mia moglie mi ha visto arrivare con un cofanetto di 2,5 kg. Era tutta l'opera Economia e Società di Max Weber, 5 volumi, e ho capito che, come dire, è una chiave importante per la comprensione degli oggetti che volevo trattare, e quindi me ne sono avvalso, perché non lo scopro io ovviamente, ma, come dire, lo sguardo sull'amministrazione moderna viene molto, diciamo, deve molto all'opera di Max Weber. Perché? Perché da un lato, se vogliamo, è quello che ha teorizzato la burocrazia moderna, no? E quindi ha intravisto il legame fra la rivoluzione scientifica, i processi di razionalizzazione che hanno investito, il processo produttivo, ma anche quelli amministrativi, e quindi da lì si è generata, diciamo, una classe, un apparato amministrativo che agiva con forme di razionalità di organizzazione tipiche del pensiero scientifico. Quindi a questo punto di vista, tra le tante cose, ha colto la connotazione, però era uno che era anche appassionato della vicenda storica, quindi nei suoi libri si trovano raffronti, confronti, approfondimenti anche delle grandi burocrazie del passato, non so, per dire, uno se va a studiare i faraoni scopre un assetto amministrativo che è sconvolgente come perfezione e struttura. Quindi Max Weber mi è piaciuto perché, come dire, va anche alle radici, ecco, quindi dà anche la profondità storica dell'oggetto, perché uno pensa ad essere adesso nell'amministrazione di oggi, che nasce oggi, invece è dentro una storia molto importante, che poi, come dirò, è una storia che ha anche dei riflessi sul passato. Ecco, per dire, nella retrocopertina del libro, secondo me, c'è questa intuizione, dice, ogni dominio si esprime e funziona come amministrazione, cioè lui ha colto bene che la politica, cioè, ha bisogno, è supportata negli effetti, diciamo, dietro a una macchina. È impensabile una decisione politica
e un assetto politico che non abbia dietro una macchina che è in grado di tradurre operativamente le volontà della politica. E prima ci teorizza il lavoro nell'amministrazione come, come un veruffo, un dedicarsi alla causa, una professione vera e propria. Certo, certo. Beh, insomma, lui è anche l'origine della società contemporanea, delle, la grande, l'avvento dei partiti popolari, quindi la, le macchine dei partiti che poi dai partiti transitano nell'amministrazione. Quindi ha, ha osservato nella Germania, diciamo, nei primi decenni proprio come si andava strutturando la macchina amministrativa e i rapporti che interagivano, che intratteneva con, appunto con la politica, con i partiti, insomma, che poi il modo di adesso. Insomma. Poi, sempre appunto, leggendo il tuo libro, sei transitato, sei passato alle prime forme semplici. Dove volete? Fatevi largo. Di amministrazione, gli archetipi delle prime forme amministrative. Ecco lì, insomma, non è che l'ho inventato, ma l'intuizione che mi è venuta, cioè soprattutto guardando a Max Weber, ma poi ho trovato un testo molto bello, un autore italiano, Mario Liberani, che ha studiato le società del vicino Oriente. Voi mi direte, ma cosa c'entrano con l'oggi? E invece lì si capisce che ci sono tre elementi forti che caratterizzano l'amministrazione da quando esiste e che hanno delle implicazioni sull'oggi, cioè sono tre elementi che non mancano mai. Io li ho chiamati archetipi o forme semplici. L'uno è la fedeltà e quindi è il rapporto stesso, cioè si presuppone un rapporto di fedeltà tra il livello politico e chi come macchina amministrativa, diciamo, si presta a a seguire le indicazioni politiche. E il tema, per dire, la fedeltà lo trovate ovunque, non so, adesso se uno va a vedere la Divina Commedia, Pier delle Vigne, poverello, è stato fatto una brutta fine perché ha mancato, diciamo, è stato accusato di essere, diciamo, infedele alla, all'imperatore, ma parlavamo prima di Cicco Simonetta, che è un'altra grande figura della, della grande burocrazia sforzesca, che anche lui, insomma, ecco, diciamo, sì, mentre ai nostri tempi si corre il rischio di essere licenziati, allora la questione era un po' più. Ma anche oggi, quando sentite parlare di rapporto fiduciario che deve legare il politico al, ai vertici, diciamo, dell'amministrazione, c'è la fides, la fedeltà, quindi c'è un tema che torna. L'altro, un po' più complicato, l'ho chiamato omogeneità valoriale, cioè il fatto che comunque storicamente la, chi è nell'amministrazione condivide, sta dentro il quadro di valori dei politici, cioè è difficile che storicamente in antico Egitto i grandi vertici amministrativi gestivano anche le faccende religiose, cioè i valori stavano dentro, vicini all'amministrazione. Di solito c'è questa vicinanza, è impensabile che uno, come dire, nel 400 la pensasse diversamente da Duca. Invece qui c'è una grande rottura nella modernità, perché invece la modernità si è guadagnato a livello, diciamo, di autonomia e di tutela, diciamo, del burocrate come cittadino, che non è tenuto, diciamo, a condividere le idee politiche di quello che serve. Ma questa è la grande novità dell'oggi, ma la novità tra l'altro anche relativa, perché se uno si guarda attorno nel mondo di oggi, quello che chiamiamo il mondo delle autocrazie, beh, insomma, non è che uno in Cina, in Russia o da qualche altra parte può inventarsi di pensare in maniera molto diversa. Quindi le esperienze che facciamo noi di diciamo una burocrazia che ha una sua autonomia, una sua diciamo rispetto delle proprie identità anche valoriali, è una conquista, diciamo, sempre a rischio, insomma. E quindi da questo punto di vista il terzo tema è quello delle competenze tecnico-professionali. Ovunque ci sia un'amministrazione ci sono delle competenze tecniche, giuridiche, che vengono messe in campo e che sono ciò di cui il politico ha bisogno, perché è chiaro che per tradurre i programmi in attività servono delle competenze di natura giuridica, tecnica, professionale, perché lo sappiamo noi poi, diciamo, nel corso degli anni, dei secoli, mano a mano che, diciamo, la presenza dello Stato è diventata più invasiva e più rilevante, gli effetti della società, anche le competenze tecniche, giuridiche, anche scientifiche,
parlavamo prima di intelligenza artificiale, è chiaro che anche quelle vanno introiettate dall'amministrazione per essere efficaci. Ecco, quindi mi sembra che questi tre elementi li si trova sempre e ciascuno di questi tre ha una ricaduta nell'oggi. Se, una battuta così se posso fare sul tema dell'omogeneità valoriale. Noi ci scandalizziamo tante volte che i politici tendono ad assumere, diciamo, personale che proviene dal proprio spazio politico o con cui ritiene di avere una maggiore omogeneità. Questo è un elemento che può essere discutibile, criticabile, diciamo, però per la nostra sensibilità, però è una storia vecchia, cioè strutturalmente il politico immagina, diciamo, un'amministrazione omogenea a sé. Noi abbiamo guadagnato un rapporto adesso diverso, però non scandalizziamo. Sostanzialmente un rapporto perlomeno minimo fiduciario. Fiduciario. Certo, fiduciario. In esperienze politiche e amministrative dell'Occidente, come ad esempio negli Stati Uniti, si arriva alla forma, tra virgolette, estrema, che è quella dello spoil system, dove viene cambiato completamente buona parte dell'apparato nel momento in cui c'è un ricambio politico. Certo, certo. Ma anche questo, cioè, io non lo vedo come un elemento molto scandaloso, perché c'è questo elemento di fedeltà che è atteso, quindi c'è un rapporto fiduciario che almeno nei vertici dell'amministrazione si presuppone, perché un politico deve avere anche, diciamo, un rapporto di questa natura. Quindi lo spoil system, diciamo, siccome riguarda le figure apicali, non è di per sé discutibile, nel senso che è chiaro, cioè in America ogni 4 anni ci sono 4-5 mila persone che fanno gli scatoloni e se ne vanno. Diciamo così, perché ecco, diverso è, adesso leggevo che nel caso di Trump, questa è un'esperienza molto divagliamo, un po' interessante, perché la volta scorsa che aveva vinto un po' in maniera inaspettata c'è stato un momento, diciamo, di incertezza forte nell'amministrazione, perché, diciamo, è arrivato un presidente che non era attrezzato, non aveva il personale, quindi sono stati dei mesi di dimissioni. Ecco. Mi risulta adesso che invece c'è in corso un lavoro di preparazione molto più strutturato per far sì che il giorno dopo ci sia, diciamo, una macchina in grado di... Ma perché, insomma, è legittimo, nel senso che dentro un contesto democratico, se il cittadino vota, si aspetta che il programma del politico votato trovi modo di essere attuato, quindi che sia una macchina in grado di attuarlo, quindi questo non deve essere elemento di scandalo, anzi è da dire è il dato forte della democrazia. Venendo poi avanti nelle pagine del libro, affronti le forme di amministrazione nello Stato moderno. Sì, adesso io qui pochi secondi perché sì. Però no, quello che è interessante dello Stato moderno si può dire questo, che c'è un passaggio graduale dalla discrezionalità totale in capo al sovrano, cioè nello Stato premoderno, cioè, il sovrano decide, c'è una discrezionalità totale e si fa così. Ma man mano che si struttura un sistema di regole dentro cui il potere si esercita, e queste regole per lo più vengono scritte dall'amministrazione e anche presidiate dall'amministrazione, quindi ci mette becco. Allora è chiaro che la discrezionalità della politica si incanala in un sistema di regole che arriva fino allo Stato di diritto, entro cui cioè faccio quello che voglio. Sì, faccio quello che voglio, ma dentro un orizzonte di regole che poi assume la forma anche della Costituzione. Quindi questo secondo me è il punto interessante, diciamo, questo è il vero passaggio. Poi è chiaro che il sistema di regole promana da assemblee parlamentari, quindi traduce una volontà popolare che costruisce il sistema delle regole. È interessante che l'amministrazione per lo più è sempre vicina all'esecutivo, cioè nasce e sta sempre vicino al potere politico, e anche quando il potere politico fa i conti con le forme parlamentari, l'amministrazione di solito dipende direttamente, cioè dipende dal re, cioè l'amministrazione fa tendenzialmente riferimento al potere esecutivo, anche adesso, perché adesso, diciamo, qui a Vigevano risponde al sindaco e alla giunta, quindi c'è questa vicinanza stabile, insomma. Ecco, l'altro questo elemento... accade a maggior ragione dal momento in cui nel 1993 c'è l'elezione diretta dei sindaci. Certo, certo, questo, come dire, rende ancora più pressante l'esigenza di una struttura amministrativa che sia in grado di rispondere, diciamo, a chi ha un mandato diretto da parte della cittadinanza. Anche di questo tema della
del rapporto fiduciario e dell'efficacia è un tema. Ecco, su questo mi viene in mente un elemento un po', diciamo, di contraddizione che insomma l'ha colto Kelsen, che l'ha colto lui, ma cioè che mentre c'è un processo di espansione della democrazia, no? Che l'ha visto, cioè la democrazia mano a mano si estende e il gioco politico è dentro regole democratiche, e diciamo, i grandi partiti popolari si aspettano, diciamo, una diffusione del valore della democrazia anche dentro l'amministrazione. Invece lì si scopre che l'amministrazione risponde al principio gerarchico, cioè l'amministrazione deve essere chiaro chi comanda, perché sono le robe non si fanno. E quindi c'è questa esperienza anche, diciamo, della politica democratica, questa esperienza di confrontarsi con delle dinamiche che invece sono gerarchiche, no? Perché comunque nell'amministrazione, dovendosi fare delle cose, non puoi fare l'assemblea, cioè devi fare quel che l'assessore si aspetta. Quindi questa dialettica, diciamo, per cui l'efficacia della traduzione del mandato politico in un contesto democratico dipende dal funzionamento in termini gerarchici dell'amministrazione. Sulle prime è la cosa che stride, invece è uno degli elementi fra i tanti, diciamo, di contraddizione anche interessanti. Dopodiché lo Stato moderno è soprattutto, mi viene a dire, l'espansione, no? Del ruolo dello Stato, che si occupa, diciamo, di materie tematiche sempre più ampie, quindi hai dentro un'amministrazione che si ingrandisce quantitativamente e acquisisce competenze sui vari settori, insomma, mi viene in mente l'autonomia del centro, dove nasce il Ministero dell'Agricoltura, il Ministero del Turismo, cioè dei servizi sociali, tutte cose che, diciamo, in uno Stato più ristretto e più arcaico non erano pensate. Tranne le prime prove di statualità, non era comunque uno Stato ristretto, affronti il dominio sforzesco. Siamo a pochi metri attraversando la strada, saranno 5 metri. Fatto una passeggiata prima su quel castello di Collio. E questa era una delle sedi del dominio sforzesco, perché sostanzialmente il dominio sforzesco a un certo punto da quella che oggi è l'Emilia Romagna, la Romagna, ed arriva fino in Svizzera, quello che è il San Gottardo, che è il confine naturale con il mondo tedesco. Perché quello che era il Canton Ticino era un dominio degli Sforza. Se uno va a Bellinzona trova tre castelli di questo tipo, sforzeschi, sono patrimonio dell'UNESCO, e il simbolo di Bellinzona è il biscione Visconteo sforzesco, che è a 20 metri da qui sopra il portone. Ecco, quindi che statualità era quella degli Sforza? Io spero di non dire stupidaggini in un contesto vigevanese, però ho anche qualche ipotesi che vi voglio sottoporre, però sicuramente, insomma, la corte sforzesca è una realtà molto interessante. Da quello che ho letto si capisce che viene definita forse come la struttura amministrativa più solida, che anticipa o guarda alle forme di statualità che in Francia, in Spagna, dove si stanno costruendo in Europa. Quindi è forse, diciamo, sotto il profilo dell'amministrazione, anche dell'estensione territoriale, lo Stato che, cioè, la forma statuale che più si avvicina. E quindi è una burocrazia importante, una burocrazia che ha una struttura centrale, cioè il Consiglio del Principe, quindi quella che si chiamava anche la cancelleria segreta, era proprio, diciamo, le figure. Poi c'è una struttura centrale a Milano, articolata per settori altrettanto importante, poi un presidio territoriale, che era direttore amministrativo e anche militare. Quindi, diciamo, un'impalcatura amministrativa di tutto rispetto, che poi anche gli spagnoli in parte l'hanno anche rispettata, perché aveva la sua efficacia. Quindi mi viene anche da dire, ma questo lo affido a voi, che può darsi che, insomma, diciamo, in tutti gli stati la frammentazione che c'era fra 400 e 500 in Italia, la formazione che più si è avvicinata ad una dimensione statuale, che forse aveva anche l'ambizione, forse non può dire abbiamo perso l'occasione di diventare uno Stato unitario, chi lo sa. Qui si è lavorato in tanti, però probabilmente Visconti e Sforza sono quelli che più, diciamo, nella struttura amministrativa, ma poi anche nella forza militare, nell'espansione. E quindi uno può qui andare a vedere se sono state vicende specifiche sfortunate, se invece c'era un elemento strutturale che ci precludeva, diciamo, una prospettiva nazionale unitaria alla quale Machiavelli e tanti hanno guardato. Quindi sicuramente da questo punto di vista Vigevano deve far riflettere.
se permettete un'altra battuta, perché nel libro mi sono occupato anche di questo libro, adesso guardo l'assessore, il cortegiano di Baldassar Castiglioni, che uno pensa il cortegiano è il libro proprio che tratta del burocrate asservito, cioè quando si dice sei un cortigiano di fare in termini dispregiativi. Invece questo libro, io mi sono preso la briga di leggerlo tutto, e devo dire che ha dei passaggi, soprattutto verso la fine, in cui il rapporto fra politico e cortigiano, che allora erano delle figure funzionariali, erano dei grandi diplomatici, erano, diciamo, delle figure della cancelleria, delle corti italiane, e c'è un rapporto che è tutt'altro che di cortigianeria nei confronti del politico. Ci sono dei passaggi anche interessanti dove uno dice no, può darsi che, diciamo, la struttura amministrativa abbia anche il compito di positivamente di influenzare e orientare, diciamo, il politico, quasi una funzione anche educativa, diciamo. Anzi, sono dei passaggi molto belli, se il politico tende al male, il cortigiano ha il dovere, finché può, di richiamarlo, diciamo, di orientarlo al bene, e quasi che il suo ruolo è l'istitutore del principe, e se poi il principe, come dire, la fa troppo grossa, è bene che il cortigiano prenda le distanze e vada a lavorare da un'altra parte. Quindi devo dire che c'è un rapporto impensabile in un testo come quello, che passa per essere, diciamo, la celebrazione dell'uomo di corte. Ecco, in questo senso, adesso io non guardo molto superficiale, perché credo che la corte sforzesca, ecco, la corte sforzesca registra anche le presenze dei primi ambasciatori. Non a caso, quando Ludovico il Nono sposa Beatrice d'Este avrà a seguito un personaggio che sarà l'ambasciatore Trotti, che in permanenza la seguirà qui a Di Genova, e c'è una corrispondenza notevole, frequente, tra l'ambasciatore degli esteri qui a Di Genova e la signoria Estense. Sono carteggi che sono depositati all'archivio di Stato di Milano e che danno conto di una specie di politica estera che è già in vigore anche presso gli Sforza. No, scusa, è molto interessante quello, sì, che dici, perché qui non dobbiamo pensare alla burocrazia dell'oggi. Allora era uno Stato che aveva il problema delle tasse, quindi del prelievo fiscale, il problema militare e il problema della diplomazia. Quindi, diciamo, a questi poi tre caposaldi non aveva un presidio della realtà economica come la conosciamo adesso, di quella sociale, quindi la società su quello era. Quindi dobbiamo immaginare, ecco, la funzione diplomatica, soprattutto in Italia. Esaminando la corrispondenza che il Trotti inviava da Di Genova a Ferrara, si scoprono le radici del salame d'oca, nel senso che il Trotti scrive che Ludovico il Moro ha apprezzato i salami d'oca che sono venuti da Ferrara e che vengono realizzati dagli ebrei di Ferrara. Quindi, leggendo questa corrispondenza, si capisce che l'introduzione del salame d'oca nelle nostre terre avviene attraverso la presenza di Beatrice d'Este, e perché da Ferrara gli ebrei ferraresi mandano a Di Genova al Moro questi salami d'oca. Dopodiché, in una nuova edizione del libro segnerò che l'amministrazione c'entra anche con salame d'oca, cosa che non sospettavo. Spiega le radici. No, è un tema che ho affrontato in un libro che ho scritto sulle presenze ebraiche di Gesù. Ma legato al tema delle presenze ebraiche in Italia, c'è la figura di un gran commis di Stato che riuscì a essere il famoso uomo buono per tutte le stagioni. Mi riferisco ad una figura che tu hai affrontato nel libro, che è quella di Gaetano Azzaritti. Gaetano Azzaritti fu un grande commis di Stato del Ministero della Giustizia, scrisse il corpo normativo delle leggi razziali del 1938, e poi, se uno va ad approfondire la sua figura, si accorge che nel 1946-1947, passaggio dalla forma monarchica a quella repubblicana di Stato, problema della cancellazione delle leggi razziali, viene domandato a lui, fautore artefice delle leggi razziali, di cancellare queste leggi razziali.
ma in particolare con Palmiro Togliatti, ministro della giustizia, segretario del Partito Comunista, ad Azzariti viene dato un grande ruolo all'interno del Ministero della Giustizia e sostanzialmente si deve occupare anche delle leggi di amnistia in quelli che erano stati gli alti funzionari dello Stato, tra virgolette, compromessi con il governo di Benito Mussolini. No, mi piace che evochi questa figura perché adesso abbiamo saltato qualche secolo, ma non è privo di interesse. È stata dedicata una biografia molto approfondita a questo personaggio che ha attraversato tutti i regimi del Novecento italiano, quindi già con Giolitti e quindi nello Stato unitario ha avuto un ruolo importante. Quando è arrivato il fascismo è stato sicuramente uno dei protagonisti appunto del Ministero della Giustizia, quindi di fatto c'era il presidio di tutto il processo legislativo. La cosa un po' anche inquietante appunto che poi è stato istituito con le leggi razziali al 38 il Tribunale della Razza e l'hanno chiamato a presiederlo, perché comunque avendo lavorato al corpus normativo legato diciamo al tema della razza, le è sembrato il personaggio più adatto a governarlo. Dopodiché interessante che c'è tutto il processo di accusazioni dopo il 45, lui in qualche maniera, credo per i legami che aveva e l'autorevolezza, insomma in qualche maniera se le cavate, è stato assolto e appunto, giustamente come dice Ermanno, quando Togliatti, il primo governo post 45, ottiene il Ministero della Giustizia, chiede chi è diciamo, la personalità più tecnicamente più attrezzata, gli dico ma c'è Gaetano Azzariti, dico ma Azzariti no, Azzariti però ha queste macchie, diciamo ma pare che Togliatti abbia detto non mi interessa chi è, qual è la sua storia, mi interessa avere quello che è più efficace, quindi diciamo il personaggio. Dopodiché non è finita qui, c'è stato tutto un dibattito dopo guerra per l'istituzione della Corte Costituzionale che è stata istituita non immediatamente. Nel 56. E lui è stato il primo presidente, e quindi è una cosa che un secondo mi pare, quindi c'è come dire, il tempio diciamo, della legalità e della Costituzione legislativa nazionale che viene affidato a chi aveva questo popò di promesso. Allora io lo cito perché? Interessante perché da un lato c'è questa idea che una strumentazione giuridica no, è al servizio di qualsiasi input politico, cioè su cui non si discute, e lui si vede investito per la tecnicalità giuridica molto sofisticata che possedeva di essere quello che, come dire, traduce l'intenzionalità politica. In grado di costruire una macchina, di smontarla e di rimontarla. E di rimontarla a seconda dell'input, ecco, questa è interessante. L'altra cosa però non è solo questa, diciamo, del sapere giuridico, c'è l'idea della continuità dello Stato, c'è l'idea che la grande burocrazia, l'amministrazione è depositaria della continuità dello Stato al di là delle forme politiche che questo storicamente assume. Che non possiamo anche discuterlo, però sicuramente è un'idea pesante e affascinante, quindi non è banale la cosa. Poi certamente è come se mi chiedessero cosa ne pensi. È chiaro che ci sono anche dei profili morali su cui uno insomma, risponde alla propria coscienza. Io su questo, ma forse Ermanno ti ricordi, appunto i tempi che ho lavorato con Formigoni, c'è stato un percorso formativo per i direttori generali molto importante, tra l'altro è venuto un docente americano dalla Kennedy School che ci ha insomma, spiegato un po' dal suo punto di vista qual è la figura e il ruolo, e mi è piaciuto, non sono sempre segnato questo, perché dice il funzionario si muove dentro un triangolo, diciamo, che è da un lato il fatto che deve rispondere al politico eletto democraticamente, nel contesto politico-democratico il primo dovere è rispondere diciamo, al politico che è legittimamente. L'altro è il presidio del quadro di legalità, perché il funzionario comunque diciamo, ha dei riferimenti normativi amministrativi e vanno presidiati e sono. E il terzo però dice c'è un proprio codice morale che è connesso all'idea di bene comune. Tu comunque se fai il funzionario rimani cittadino che ha un codice morale tuo e che guarda, non un codice morale astratto soggettivo, ma che guarda l'idea di bene comune. Tu sei al servizio della macchina pubblica e quindi
come dire, certamente il bene comune è interpretato anzitutto dal politico che il cittadino ha detto di andare a occuparsene, ma anche tu, come dire, ti devi sentire dentro questa che mi è sembrato un triangolo. Questa è la creazione di valore pubblico. La creazione di valore pubblico. Mi sembra un triangolo interessante, insomma. Dopodiché il triangolo che tutte le cose si crea, si presta a equilibri più diversi, eccetera. Però come orientamento mi sembra. Ma a proposito di tecnica politica, gran commi di Stato, chiaramente figure secondo me molto più pregnanti rispetto a quelle di Pazzaritti. Periodicamente la politica italiana retrocede per lasciare spazio a tecnici. L'ultima esperienza è quella del governo di Mario Draghi, ma prima ancora c'era stata l'esperienza di Mario Monti. Però andando ancora più indietro nel tempo, a un certo punto negli anni 90 la politica italiana retrocede ulteriormente. Diventa primo ministro Carlo Azeglio Ciampi, che era fino ad allora governatore della Banca d'Italia, e successivamente Ciampi diventa poi presidente della Repubblica. E quindi questo è un primo momento in cui la politica retrocede per dare spazio al gran comune di Stato. Ma anche di recente, se prendiamo in esame la figura di Giuseppe Conte, Giuseppe Conte nasce come tecnico, presiede un governo tecnico, ma oggi sostanzialmente diventa un capo di un partito politico, insomma. Ecco, però anche la fase Conte è un governo tecnico che poi diventa un governo politico. Nei giorni scorsi è uscito un interessante libro di Carlo Cottarelli, la persona che si occupa della Spending Review, la revisione della spesa, economista al Fondo Monetario Internazionale, ma a un certo punto dopo le elezioni politiche del marzo 2018, forse pochi si sorprendono e si ricordano, che gli fu affidato l'incarico per formare un governo, che non riuscì. Fu questione di poche settimane, ma fu un caso di governo tecnico che non andò a buon fine, non andò in porto. E subito dopo nacque il primo governo giallo-verde, con appunto Giuseppe Conte primo ministro, con il vice ministro Matteo Salvini e con il ministro quello che era il capofila all'epoca del Movimento 5 Stelle, che poi fu anche ministro degli esteri. Di Maio. Beh, adesso su questi temi sarà più interessante, dico io, sentire gli amministratori. Sì, sì, ma questo ci consentiva poi di spostarci. No, assolutamente, quindi cedo volentieri spostarci. Io rispetto a quello però che però è il grande ingresso della tecnicalità nella politica italiana, che poi diventa politica, perché Ciampi poi fa il primo ministro, ma anche il presidente della Repubblica. Certo. No, quindi adesso si possono fare tutte le considerazioni e anche le analisi del caso. A me evoca più l'idea di quel ben chiamato l'indebolimento della politica, cioè il fatto che la politica in qualche maniera abbia bisogno o finisca per abdicare a delle figure tecniche segna un dato di indebolimento della politica, che anche questa non è una vicenda solo italica o nostra, cioè uno come Carl Schmitt ha spiegato che c'è nella società contemporanea una tendenza alla neutralizzazione della politica, l'idea che le grandi scelte siano più di natura tecnica e legate solo ad una competenza e che quindi diciamo, i cittadini alla fine tendono a fidarsi di più di chi è portatore di competenze che non di chi ha un'investitura politica, però sappiamo che Schmitt su questo dice certo questo è un processo che si scontra poi con un dato di realtà che costantemente emerge, cioè il fatto che comunque la politica è conflitto, la politica è logica amico-nemico, per cui la neutralità diciamo così non è l'assetto definitivo costante, perché la politica comunque siccome è scelta e discrezionalità alla fine emergono degli elementi forzatamente conflittuali, però diciamo nel caso nostro questo dato diciamo dell'indebolimento della politica, la politica che non
non si sente legittimata delle scelte anche impegnative, perché sente dietro un consenso fragile, è un elemento che sicuramente può far pensare, ma su cui credo che gli amministratori presenti, ma tutti noi cittadini, abbiamo più di una volta occasione di riflettere, insomma. E quando tu sei sindaco da 2 anni, sei sostanzialmente sì. Però in precedenza sei stato assessore per una decina d'anni, vice sindaco per una decina d'anni. Ecco, il tuo rapporto, la tua esperienza con la tecnicalità, con l'apparato burocratico, come lo possiamo definire, cosa ci puoi raccontare delle tue esperienze? Beh, allora, non è un tema semplice, intanto ho dato una scorsa veloce, poi leggerà sicuramente il libro. Mi sembra un testo interessante che va un po', perché effettivamente si parla di politica, ma del confronto tra la politica e l'amministrazione, che si sente molto soprattutto negli enti locali, no? Si percepisce meno ovviamente magari ai livelli più alti, la regione o il Parlamento. Secondo me è un tema che è interessante sviscerare. Allora, io è chiaro che mi sono avvicinato alla politica perché seguivo sempre solo così come un semplice cittadino, quindi ovviamente quando poi ho avuto l'opportunità, diciamo, di vederla da questa parte, come spesso anche qui ci sono anche 2 consiglieri comunali presenti in sala, chiaramente ho avuto modo di capire come tante delle promesse politiche in realtà poi si scontrino con una difficoltà ad attuare quello che uno avrebbe anche in testa, per una difficoltà di dialogo con la parte amministrativa e burocratica, ma anche perché poi ci sono, è stato spiegato prima, questo triangolo. Sul terzo lato avrei qualche dubbio, ma poi lo aggiungo dopo. E ho imparato ovviamente a dover avere a che fare con la parte, con l'amministrazione, con la parte, diciamo, con i dirigenti, insomma, con la macchina pubblica. Ecco, qui esistono principalmente 2 interpretazioni, cioè c'è una 2 interpretazioni, 2 modalità di approccio. C'è una modalità di approccio che può essere molto forte di contrasto, cioè tu sei per cavolo, scusate, che dico io, perché e questo, diciamo, potrebbe, almeno dall'esperienza che ho avuto, portarti ad avere magari qualche risultato immediato, ma in realtà nasconde la trappola che sta dietro il potere che ha invece la macchina burocratica, perché evidentemente, siccome il dirigente, il funzionario lavora all'interno di regole di legalità che è giusto che ci siano, è chiaro che poi te la fa pagare, cioè, adesso detto in termini, no? Quindi quello che io da cittadino chiaramente non percepivo, e che tanti cittadini giustamente non percepiscono, e dico: ma scusami, tu sei lì per fare queste cose, perché non le fai? E ti dicono: tu vai lì e devi dire questa cosa si deve fare, quindi deve essere fatta, no? Quindi la traduzione del volere del cittadino verso la macchina burocratica non è così semplice, perché l'adottare la strategia più idonea non è sempre semplice, perché per conto c'è anche quella, come dire, non dico accondiscendente, ma del dialogo, che anche quella, se portata troppo al dialogo, poi ti presta a diventare schiavo, no? della macchina burocratica. Quindi è un tema complesso. Io credo che tutto questo sia avvenuto per quello che diceva lei prima, cioè a un certo punto la politica è diventata debole. Allora, il primo, non a caso i governi tecnici si sono concentrati quando la politica si è indebolita. Allora, il primo passaggio, secondo me, è stato con lo scandalo di Tangentopoli, dove la politica aveva certamente le sue grandi responsabilità, perché aveva abusato, diciamo, di un potere che il cittadino gli aveva, diciamo, invece. Però il risultato, diciamo, del rispondere
alla voglia di giustizia, diciamo, alle monetine lanciate a Craxi piuttosto che in quel periodo, è stato quello di mettersi sotto scacco della magistratura, perché il primo passaggio che è indebolito la politica, a mio giudizio, è stato quello di andare nella direzione di togliere quell'equilibrio perfetto che c'era nella Costituzione tra potere giudiziario e potere politico, e quindi col discorso dell'impunità, insomma, della parlamentare, questo ha creato uno squilibrio che ha risposto alle esigenze dei cittadini, ma ha iniziato a creare una prima frattura, dal mio punto di vista. La seconda frattura, secondo me, si è creata nel 97 con la riforma Bassanini. Ricordate, quindi, riforma Bassanini, per capirci, è quando prima c'era la giunta, parlando degli enti locali, che era dentro nella macchina, quindi entrava nelle commissioni, entrava nel rilascio dei permessi edilizi, probabilmente, anzi sicuramente anche troppo, e questo aveva creato ovviamente il problema per cui si era deciso di andare in quella direzione. Però anche qui, come spesso accade, la medicina che poteva essere giusta, cioè quello, allora io lascio alla politica il ruolo di indirizzo e alla macchina burocratica il ruolo di attuare gli indirizzi che la politica mi dà, però ha creato quella, diciamo, acquisizione di potere da parte della parte tecnica, che ha creato un ulteriore elemento di debolezza della politica. Questa è la mia analisi, non dico che sia giusto o sia sbagliato. Poi è arrivata, diciamo, l'Europa. Allora, l'Europa ha spostato, io tanto per togliere qualsiasi dubbio, io sono assolutamente favorevole al fatto che ci sia un'Unione Europea, ma è chiaro che l'Europa ha spostato il potere politico dagli stati centrali, no? Forse è diventata anche troppo accentratrice, ma questo è un altro discorso, e quindi ha tolto anche quella capacità da parte della politica nazionale o territoriale di poter prendere delle decisioni. Oggi un amministratore pubblico, parlo di un sindaco, l'unica parte vera di programmazione in cui può decidere in qualche modo programmare gli anni di lo sviluppo, la direzione che deve prendere un territorio, è lo strumento urbanistico, il PGT, e quindi tutta la parte urbanistica. Ne stiamo discutendo in questi periodi, siamo all'interno della redazione di una nuova variante di piano di PGT, di piano di gestione del territorio, e lì tu puoi decidere qual è la vigevano che vuoi, andando a definire disegnare, no, il futuro. Per il resto ti trovi veramente stretto in questa difficoltà nel voler attuare quello che il tuo programma di mandato, quello che i cittadini ti chiedono, e rimanere stretto all'interno, diciamo, di alcune regole. Ecco, a proposito dei tempi, un attimo, sì, perché ci dà modo di affrontare questo tema. Ad inizio di quest'anno, visto che tu hai detto mi candiderò nuovamente sindaco, sì, perché ritengo che una legislatura sia breve per attuare il programma politico-amministrativo. La cosa mi è venuta in mente quando ho iniziato a parlare di tempi. Sì. Ecco, quindi occorrono almeno due legislature per... Ragionevolmente il termine di 10 anni è un termine in cui tu con i tempi di oggi riesci a creare, per esempio noi nei primi 5 anni abbiamo lavorato per recuperare tantissimi finanziamenti PNRR regionali, eccetera, che richiedono tempi burocratici, normativi e legislativi lunghi per atterrare. Io, se ve lo dico con molta franchezza, se avessi dovuto considerare solo un calcolo, e anche qui arriviamo a un altro aspetto politico, utilitaristico, potevo anche fregarmene di prendere 40 milioni tra PNRR, e anzi forse avrei potuto dare delle risposte più immediate ai cittadini, concentrandomi con i problemi tutti i giorni, perché quei soldi che comunque atterreranno magari nel mio secondo mandato, se ci sarò, ma se non ci sarò io o nel terzo mandato, ne traranno i benefici altri, in realtà ne traranno benefici cittadini. Ad esempio, nella città c'è un progetto che si chiama Vigevano In, sì, che è un progetto, una strategia, diciamo, di sviluppo della città, ecco, per dire. Quindi c'è anche quest'altra dicotomia, quella della difficoltà a dire che tipo di approccio faccio nel gestire la politica, perché l'altro tema
problematica è quello oggi con i social, con questa, l'altro elemento secondo me importante è che la caduta delle ideologie, diciamo del muro di Berlino e della divisione in ideologie ben distinte, ha creato anche questo ulteriore elemento di debolezza della politica, perché prima c'erano dei valori molto netti, molto definiti, condivisibili o non condivisibili, in cui sostanzialmente i cittadini in qualche modo si ritrovavano, no? Si specchiavano ed erano, non dico guidati, ma avevano la facilità a identificare uno schema nel quale riconoscersi. Oggi la frammentarietà della politica, che è diventata sostanzialmente così multiforme, quindi personalizzata, purtroppo, io non dico che rispecchia, ma si è spostata sui cittadini in che modo? Facendo percepire, io parlo in generale, non si offendono i cittadini che ci sono, facendo passare il principio che non c'è più un bene comune, un senso collettivo, ma che deve prevalere l'esigenza del singolo. Quindi il problema, mi deve risolvere il mio problema, che per carità è giusto, che me lo, ma non me ne frega del resto. Questo aspetto, se ci pensate, non che prima uno non voleva aver risolto il suo problema, ma essendo inquadrato in un'ottica di identità ben precisa, si sentiva parte di un qualche cosa, no? Cioè, chi era di sinistra, voglio dire, aveva quel tipo di, e chi era, diciamo, di destra piuttosto che della Democrazia Cristiana, si incarnava in un certo principio, diciamo, di valori. Oggi è diventato particellare, quindi il fatto che tu arrivi a questi governi tecnici, poi il politico cosa cerca di fare? Cerca di inseguire questo, come dire, ma lo vediamo, no? Questo desiderio del cittadino di essere soddisfatto tutto e subito e solo per se stesso, e quindi come dire, la fluttuazione che c'è anche ultimamente in politica deriva da questo. Ma cosa succede? A un certo punto, siccome questo inseguire il cittadino, perché la politica deve, cioè voglio dire, uno per fare politica deve essere votato, no? Questo può essere bello o anche l'elemento debole della democrazia, perché per essere votato tu devi, come dire, proporre, mettere le proposte che fanno sì che tu poi ritorni a governare o vai a governare. È chiaro che a un certo punto, secondo me, questo crea un cortocircuito, per cui siccome tu quello che hai cercato anche in buona fede di dire che volevi fare non puoi fare, o per farlo crei indebitamento, crei una situazione strutturale all'interno di un quadro europeo come quello in cui siamo, porta poi, e alla, come dire, per forza all'arrivo di un governo tecnico, perché la politica non riesce più a controllare se stessa, no? Quindi arriva il governo tecnico, resetta tutto e poi si riparte. Però questo crea veramente una situazione, come dire, schizofrenica, se vogliamo, che poi non fa secondo me il bene di tutti. Il vero problema, e poi chiudo perché mi sono dilungato, anche se il tema è sicuramente molto interessante, è che oggi vi faccio un esempio di cosa voglio dire della difficoltà tra la richiesta del cittadino. Vi faccio un esempio semplice che è recente. Viene un signore, che adesso riceverò ancora prossimamente, che si lamenta perché gli alberi, secondo lui, dovrebbero essere potati in un certo modo, perché se non li tagli molto le foglie gli sporcano le sue caditoie, cadono sul tetto e ci sono, no? E io dico, vabbè, tagliamo sti alberi, no? Cerchiamo di tagliare sti alberi. Uffici, tagliamo questi alberi di più, perché no, non si può tagliare l'albero, perché l'agronomo, che è previsto dalla norma come il soggetto tecnico che deve dire come vengono tagliati gli alberi, dice che quell'albero deve essere tagliato in quel modo perché devi tenere presente. Allora io adesso la settimana prossima riceverò questo cittadino assieme all'agronomo, perché giustamente gli dico, guarda, io sono quello che deve andare... È la politica, la tecnica. No, perché capite, questo è un esempio, come dire, semplice. Ma il cittadino mi dice che l'agronomo non capisce niente, esatto, no? Ma perché mi dice così? Io posso, però se io mi metto dalla parte del cittadino, non so se posso, lo capisco e vorrei, per contro sono giustamente in un quadro, diciamo, di macchina che funzioni in questo modo, che non posso dire all'agronomo fai quello che ti dico io, perché l'agronomo ha una responsabilità, diciamo, ecco. Questa è un po' la difficoltà, secondo me, nella quale
Quindi se dovessimo oggi dare, ci muoviamo. Se dovessimo dare un titolo, il mestiere di sindaco è un mestiere difficile. Ma sì, che è un mestiere difficile, oggi, forse lo, difficile. Oggi lo è sempre di più. Io comunque ho grande rispetto, vorrei essere preciso, io ho molto rispetto della macchina pubblica, rispetto della macchina che mi segue, perché comunque riconosco che ci sono tra queste difficoltà anche tante competenze, tante capacità. Cioè, se devo fare un sunto, ritengo che comunque la competenza che in questi anni è cresciuta alla fine sia un valore. Il problema è cercare di riuscire ad eliminare quegli elementi che poi lo fanno invece diventare un frenamano, anche quando questo il frenamano non servirebbe tirarlo. Secondo me lì la capacità oggi di chi fa il sindaco, di chi fa l'amministratore, è riuscire a coinvolgere, non a costringere, ma a coinvolgere la macchina pubblica che, come dire, lui deve in qualche modo guidare, a coinvolgere anche emotivamente, voglio dire, non solo questo è il programma elettorale, me lo devi seguire. Deve essere capace a convincere i dirigenti, la macchina, che quello è un progetto che io faccio non perché devo accontentare l'amico che mi ha votato, ma che riguarda il bene comune. Allora, se tu riesci a coinvolgere, ripeto, emotivamente, trascinandoli con entusiasmo, a dire guarda che io faccio questo progetto che dicevano io con gli altri, l'hanno fatto perché io non li ho trascinati perché non volevano, attenzione, perché li ho coinvolti, ne sono convinto, facendoli capire che quello era un progetto che poi la politica, chiaramente l'opposizione dice che fa schifo, ma non mi interessa, è il gioco della politica. Però loro si sono convinti, sia che siano di convinzioni proprie di destra o di sinistra, che quello era un progetto che veniva portato avanti nell'interesse comunque del bene comune. Ci vedevano quell'elemento che lei diceva prima, che anche quello può essere delicato, perché se diventa poi un elemento per dire decido io qual è il bene comune, poi ha un suo contraltare, no? Però ecco, la capacità oggi di un amministratore, soprattutto di un sindaco, perché se poi arriverà il consigliere regionale, il ruolo legislativo è tutto un altro discorso, ma il sindaco, che è quello che lacrime e sangue, deve essere, altrimenti se tu non riesci a fare questo passaggio, o adotti il bastone, ma prima o poi ti fregano, perché ti piantano lì la sorpresa, scusi, non so se lei è stato dirigente, lui sì, e quindi lo sa, oppure non ti seguono, ecco, quindi oggi lo leggerò con molto interesse, perché quel legame che per dire Ludovico il Moro, lui poteva dire come ha fatto qui, devo fare la piazza ducale, buttiamo giù tutte le case perché decido io. Oggi qualche volta vi devo dire che mi piacerebbe anche a me poter avere quella possibilità. Però ecco, il coinvolgimento per esempio in un progetto di bellezza e di via della città, come poteva avere avuto Ludovico il Moro, come potevano aver avuto in quel periodo altri principi, comunque secondo me, anche se era un altro, era importante, perché come dire faceva trainava anche tutta la macchina amministrativa burocratica. Secondo me la chiave di lettura oggi è quella, non sicuramente tornare indietro in un'ottica di dire io sono un dittatore, fai quello che dico io. È più difficile che devi far convincere la macchina amministrativa e convincere anche il cittadino, perché il cittadino ha delle richieste, giustamente. Questa è la mia analisi. Scusate, mi sono dilungato. Ma... Se posso, ho sentato veramente volentieri e mi viene da dire che la ricchezza degli argomenti, delle riflessioni che in poco tempo ha portato il sindaco, mi fa dire, che questo libro si presta a temi tutt'altro che noiosi. No, no, assolutamente. No, perché mia moglie dice che questo libro, insomma, è noioso. E invece devo dire che ascoltando le riflessioni del sindaco, cioè le questioni affrontate lì non sono... Non l'ho letto, ma penso che sì, no, giochino in queste ha colto gli elementi di fondo. Mi fa dire che effettivamente sono delle partite grosse. Io, se posso dire, da un lato, adesso lo dico poco, perché anche i miei... studenti, che questo rapporto fra politica e amministrazione non è predefinito, no, cioè già. È un equilibrio costantemente instabile, è punto di tensione, sì. Quindi non c'è una soluzione, non c'è teoria che ti dice esattamente. Io dico sempre che ci sono delle criticità possibili e ci sono delle forme virtuose di rapporto. Non so, io fra le criticità ci metto l'invasività del potere politico, quando il livello professionale della tecnica viene compromesso, esatto, da un'invasività della politica,
quando c'è una direzione politica inadeguata, perché a me è capitato di avere assessori molto bravi, presidenti molto bravi e qualcun altro meno bravo, quindi c'è un problema anche di qualità, c'è un problema di competenza della struttura tecnica, si sarà trovato dirigenti attrezzati e competenti, qualcun altro che non lo era, che magari prendeva la paga del dirigente, ma e poi c'è una tensione anche rispetto al presidio di legalità, è una parola grossa, ma vuol dire, è chiaro che il politico che è eletto risponde anzitutto diciamo alle forze politiche e ai cittadini, ai segmenti della società e agli interessi che le hanno espresso, e questo in democrazia, viva Dio, è importante, diciamo, e in questa pressione che il politico subisce e nella prospettiva della rielezione, che è altrettanto fisiologica, ma non è scandaloso che un politico sta lì e sta pensando alla rielezione, cavolo, è la regola della democrazia. In questo è chiaro che sono degli elementi talora di forzatura della legalità, adesso non sto parlando del profilo penale, in cui si determinano delle forme anche fisiologiche di tensione. L'altro elemento, io mi ricordo che sono arrivato in regione... Scusi, ma è per questo che le dico che secondo me poi chiudo il torto, perché il passaggio... Visto che c'è questa cosa, ragazzi, chi ti segue, almeno io la penso il dirigente della macchina, deve fidarsi di te nel senso che deve credere nel tuo progetto, che tu non lo stai facendo... non per essere eletto, ma per altri fini, che sono l'interesse economico dell'amico costruttore, piuttosto adesso per essere, per fare degli, per dire delle, o quello a cui deve, perché se non si fida del fatto che tu lo stai facendo, certo per essere, ma perché, come dire, stai lavorando nell'interesse comune, e chiaramente anche nelle cose che potrebbero essere legalmente fatte, ma che magari chiede un po' di coraggio, non ti segue, questo secondo me è il tema. E non ti segue neanche se gli urli dietro o se, come dire, in qualche modo, come giustamente diceva lei, lo consideri un cretino, cioè, o come dire, in qualche modo lo fai sentire, lo tratti, non dico in maniera ineducata, ma non tieni il giusto rispetto che ci vuole di rapporto di lavoro. Istituzionale e personale che ci deve essere, su questo è, secondo me. Ma mi veniva in mente quando sono andato in regione un po' di anni fa, c'era ancora la memoria degli anni 70, le grandi direzioni amministrative, insomma lì c'era un po', adesso la chiamiamo autoreferenzialità, la cultura era, guarda, i politici passano, sono stati non si sa da chi, ma cosa fare della cultura, dell'istruzione, della formazione, dell'agricoltura, lo sappiamo. Noi ci pensiamo, quindi tu fallo andare in giro a parlare, lo sappiamo noi. E questa cosa qui c'era come elemento primo. L'altra cosa, come dice giustamente lei, diciamo, il politico comunque è espressione di interessi e di aspettative, no? E peraltro, io l'ho lavorato a fianco di Formigoni, lo chiamavano il Celeste perché comandava tutto lui, ma in realtà il politico è il soggetto più, diciamo, al centro di pressioni e di aspettative, quindi il grado di libertà del politico è molto ridotto rispetto a quello che ci immaginiamo. Io vedevo Formigoni, chi riceveva, e tutte il punto di equilibrio sempre difficile, diciamo, e i margini, i gradi di libertà molto ridotti, che alla fine è un politico, perché è dentro una composizione di interessi, si traduce. Per cui io, per concludere, mi viene da dire che in termini più positivi, cosa mi verrebbe da dire, diciamo, qual è la combinazione più positiva del rapporto fra politica e amministrazione? Io direi il rispetto dei ruoli, cioè il tecnico funzionario sa che c'è un politico che è espressione massima, diciamo, di sacralità nella democrazia, diciamo, di legittimazione. Il rispetto dei ruoli, un politico che abbia una vision, cioè che abbia un'idea di città, di regione, di governo, diciamo, che abbia una, e quindi anche un politico che abbia una concreta spinta a fare, a riformare, no? Io ho detto nel libro, cito Maria Teresa d'Austria, questo lo chiamavano l'assolutismo illuminato, cioè diciamo che abbiamo fatto la riforma del catasto teresiano, è una combinazione di direzione politica e di livelli amministrativi funzionariali di alto profilo, ingaggiati in una scommessa che era quella della razionalizzazione e anche dell'incremento delle entrate, ma favorendo chi la terra la coltivava. Quindi si è creato un rapporto virtuoso molto interessante. Ecco, mi viene da dire, quindi, un politico spinto da una concreta tensione riformatrice su cui riesce a ingaggiare
una struttura amministrativa competente e motivata, ecco, e per chiudere un rapporto di fiducia reciproco. Questa è la chiave ideale. Poi invece la realtà è fatta di elementi complicati. Non parlo più, ma mi complimento per la... Io direi 5 minuti ancora, due cose in 5 minuti, non... che non riguardano il taglio degli alberi e il pluviale. No, vabbè, per i grandi temi. Sì, abbiamo detto di Vigevano Inca, sì. Passiamo oltre, lì però ci sono centinaia di migliaia di euro da spendere entro il 2027. PNRR, sì. PNR, 26. Sono fondi europei e fondi regionali. Fondi europei. Sì. Le altre due cose su cui volevi in 5 minuti sono pochi. Sì. Autostrada Broni-Stroppiana. Sì. La nostra strada, la strada di Vigevano verso Malpensa. Sì. Beh, allora sì, questi sono, sono per Vigevano, adesso usciamo un po' dalla questione meramente legata al rapporto amministrazione politica, anche se anche lì potremmo aprire, ci torniamo sempre. No, questi due sono due grandi progetti. Dove prevedono una grossa componente tecnica che viene fatta proprio dalla politica. Esattamente, ma anche qui lasciami dire, se non c'è la forza della politica, perché i due esempi che hai fatto sono assolutamente come dire, pertinenti, la strada, la Vigevano Malpensa, è, lo voglio ricordare, molti chi lo sanno, parliamo di Malpensa 2000, quindi sono passati da 24 anni e noi dopo 24 anni siamo arrivati a fare il diciamo a riuscire ad andare in gara e quindi a febbraio di quest'anno. Allora, è chiaro che qui c'è un discorso di politica, non solo politica partitica ma anche politica territoriale, per ragioni, noi siamo vicini a Milano, siamo in provincia di Pavia, c'entriamo poco con Pavia, la nostra diciamo il destino della nostra città si sviluppa nelle infrastrutture verso Milano, non tanto in quelle verso Pavia, per ragioni adesso non sto qui a dire, ma noi siamo fuori dal potere decisionale, per esempio della programmazione delle infrastrutture diciamo, di viabilità che stanno tutte in Milano. Però quella che è un'opera diciamo, ministeriale, è chiaro che a un certo punto poteva essere fatta anche 20 anni fa, se c'era, ma anche 15 anni fa se c'era una volontà politica. Si è creato una situazione per cui c'è il commissario, a un certo punto l'asse diciamo, politico si è allineato e la politica è riuscita ad imprimere il suo, quello che dovrebbe essere effettivamente il suo ruolo, cioè quell'infrastruttura si deve fare, tutte le questioni tecniche sono state affrontate e si fa. Per molto tempo, per questioni politiche, anche se c'era il commissario da 2 anni, la cosa non procedeva. Quindi ecco, se andiamo ai livelli romani è ancora più delicata questa questione, perché gli equilibri sono molto più complessi. La Broni-Stroppiana, come giustamente, questo è un altro caso emblematico, perché quella era un'opera che, diciamo, tra l'altro si finanziava solo con fondi privati, quello, la tecnicalità c'entra poco, quella è proprio la politica che, non dico chi, non l'ha voluta, quella non l'ha voluta, cioè chiaramente c'è chi anche fa. Però intendevo sul piano tecnico regge perché consente di sul mettere piano, un collegamento. Allora, se tu mi chiedi, dal mio punto di vista, sul piano tecnico non solo regge, è essenziale perché l'isolamento della nostra città deriva appunto dall'essere tagliati fuori da diciamo il collegamento con la rete autostradale, non con quella ferroviaria che chiaramente viene subito dopo. E d'altronde se vediamo in passato la forza di alcuni politici anche nazionali che si sono fatti fare l'autostrada perché era adesso questa è un'esagerazione evidentemente, sto parlando della 26 piuttosto, ecco, no, è un'esagerazione perché non ha nessun senso che se il politico abita diciamo lì in Piemonte allora deve avere l'autostrada, è un'esagerazione, no? Però da un certo punto di vista, se tu astrai, quello che ha fatto è stato fare l'interesse del suo territorio, quindi è un po' forzato. Quindi sono diciamo, infrastrutture fondamentali dal punto di vista tecnico, ma che si potrebbero attuare in 5 minuti perché lì il problema non è la tecnica, lì il problema è la politica, che in maniera molto, molto evidente. Noi siamo una città che, come dire, il fatto del nostro mancato sviluppo, la crisi che stiamo vivendo, deriva da scelte fatte tanti anni fa, che stanno magari sbloccandosi adesso,
ma con un ritardo che chiaramente qui ne paghiamo, ne stiamo vediamo adesso, no? Ne stiamo pagando gli effetti ora. Se posso, sì. Diciamo io sì, sì, una ventina d'anni fa ero sì, dentro queste vicende della buona immortale. Allora se la ricordo mi bene. Ricordo bene com'è nata e le posso dire, io lavoravo con l'assessore Belli, quindi insomma, un po' di questioni allora, le ho viste. Posso dirvi che dal punto di vista, diciamo, della grande dirigenza regionale tecnica, sì, sì, no? Quella che ha pensato, diciamo, sì, la maglia infrastrutturale che prevedeva la Breremi, la TEM, la Broni Mortara, quindi la visione dal punto di vista tecnico sì, sì, era chiara, so che ne parlavamo ed è stata proposta sì, nelle varie sedi, fra cui mi ricordo alle Terme di Salice, è stata fatta vedere la planimetria, sì, sì, il grande sì, disegno. Dopodiché i colleghi mi dicevano, guarda, cioè, mentre a Bergamo, Brescia o sul Milanese era chiaro e erano schierati, c'è stato un problema di consenso, cioè lì si è capito sì, sì, che quel territorio, sì, sì, questa infrastruttura per mille motivi, che poi uno potrà indagare il consenso, la forza politica, la presenza dell'agricoltura, anche gli argomenti sì, legittimi, sani, però mi ricordo dal punto di vista tecnico, era molto chiaro l'unitarietà del disegno. Dopodiché dicevo, prendiamo atto che tutte le volte che andiamo lì gli elementi contrari prevalgono. Quindi vi posso dire, su questo Abelli si è speso... Lo so benissimo. C'era Belli che aveva un potere. Devo dire che su questo, insomma... Ma infatti poi ognuno... ma è vero, perché ognuno è artefice di se stesso. Lo stesso possiamo dire per la ferrovia, visto adesso è andato via Aggio, ma la ferrovia noi non ce l'abbiamo perché alla fine non l'abbiamo voluta, perché quando anni fa si è, come dire, rinunciato, le raddoppie arrivate al Beirate, noi abbiamo posto alcune condizioni tipo ambientali anche legittime, per cui però sapevamo che i soldi non c'erano, quindi prima di rimetterci li sarebbero passati anni, e abbiamo fatto una scelta che ha sostanzialmente ci ha tagliato fuori, sempre per un discorso di forte consenso territoriale. Quei territori effettivamente, quelli hanno una, come anche alcuni territori, e qui lasciamo dire visto che Abelli ha di quelle parti, anche la provincia di Pavia, parliamo dell'Oltrepò, per assurdo, per non andare a... hanno una, come dire, sempre avuto un'unità territoriale, anche adesso che non c'è più Abelli, per cui al di là di chi sostanzialmente governava, le robe in Oltrepò, se c'era da portare l'ospedale a Stradella, l'ospedale arrivava, se c'era da portare dei fondi in Oltrepò, i fondi arrivano. Questa parte di territorio purtroppo per ragioni diverse non l'ha mai fatto, e poi adesso ne paga le conseguenze, questo è evidente. Va bene, grazie Paolo, grazie Andrea, grazie. Allora, il libro per chi è interessato c'è, ma una copia la voglio dare omaggio a Simone, perché se ne è davvero meritata. Grazie, senza leggerlo le cose. Grazie. Vuole fare una domanda? Chiedo scusa. Allora, parlando di giovani, no, lei insegna, quindi ha ben presente il tema. Noi adesso, quando andremo a votare a giugno, dovremo sconfiggere il partito dell'astensionismo. Ma quali sono le azioni che lei vede positive per poter riavvicinare i giovani alla politica? Perché io, per età, appartengo al passato e mi ricordo un impegno politico molto diverso. Adesso i ragazzi non ce l'hanno proprio in mente. Eppure da lì devono passare. Lei cosa ne pensa? Adesso questo mi ha fatto una domanda impegnativa. Posso rispondere guardando l'attività che svolgo adesso, dove ho a che fare con, diciamo, giovani che studiano scienze politiche, giurisprudenza, e quindi lì mi piace l'idea di appassionare anche dei giovani al lavoro nell'amministrazione, che magari da fuori sembra un lavoro grigio, monotono, burocratico, invece abbiamo sentito anche la testimonianza del sindaco che è un lavoro molto coinvolgente, stimolante, che viene tirato dentro delle scelte importanti che nessuna attività privata, per quanto di alto livello, ha la complessità e anche, se vogliamo, il fascino, insomma, della politica pubblica. Quindi io più modestamente, e vedo che qualche volta riesco, a far intravedere che è un mestiere tutt'altro che grigio, tutt'altro che ripetitivo e monotono, ma anzi di grande passione e coinvolgimento. Quindi lavorare nell'amministrazione, dire invece come coinvolgere
i giovani alla politica, certo, ha a che fare con l'idea che c'è uno spazio dove si può e si può condizionare la propria vita. Forse si è persa la memoria del fatto che un impegno, una scelta, come dire, può cambiare anche il contesto in cui uno vive. Probabilmente si è perso questo filo, diciamo. Io più in là non vado, però mi piace l'idea che dei giovani vedano che quella è una prospettiva professionale meno e forse più addirittura interessante e stimolante di tante attività pubbliche. Io, il mio professore, ricordo sempre che quando ero poi certo sul da farsi, era un professore di filosofia teoretica che adesso non c'è più, mi ha detto: Paolo, ma tu non vorrai mica andare a vendere il Dixan? C'è qualcosa di più stimolante, affascinante, che è la politica, l'amministrazione, fare qualcosa di bene comune. Devo dire che questo stimolo passa anche attraverso la reintroduzione delle scuole di politica, come c'erano un tempo, secondo lei? Insomma, io vengo chiamato in queste sedi, so che a Trento andrò a parlare fra poco, proprio sono delle scuole che cercano di rimotivare i giovani alla politica. Non è facile, però. Una domanda anch'io volevo fare, riguardo quello che ho detto sulla politica, in questo caso sulla pubblica amministrazione. In Francia hanno una grande scuola di pubblica amministrazione, cioè loro veramente hanno una scuola, pare che escono i migliori amministratori pubblici, no? Noi non potremmo fare qualcosa di analogo. È vero che si impara giustamente nei corsi di scienze politiche, eccetera, però una scuola dedicata all'amministrazione pubblica penso che possa formare veramente degli amministratori pubblici per il bene comune di cui parlavamo prima. Cosa vi dici? Se posso fare una battuta, non so se lo sapete, ma Macron invece ha chiuso l'ENA, il famoso ENA, che è la grande scuola di formazione, l'ha chiusa perché si è diffusa nella sensibilità francese l'idea che lì si forma l'elite intoccabile, che è quella che comanda per davvero, lontana dai cittadini, e ha deciso di chiuderla. In realtà l'ha chiusa per modo di dire, perché ne hanno bisogno, infatti, perché la Francia vive molto di una solidità amministrativa. Devo dire che anche questo governo, ma anche il precedente, su questo sono degli impegni importanti. È stata creata una scuola superiore di pubblica amministrazione di un certo spessore, che e poi non solo quella, quindi non è che siamo privi, diciamo, non abbiamo quella solidità, ma non siamo privi di... La mia esperienza modesta con Formigoni, si era creata una scuola di alta amministrazione di altissimo profilo, dove avevamo delle occasioni formative. I criteri per stabilire le priorità degli interventi li stabilisce sempre solo la politica o la stabilisce anche l'amministrazione stessa? Cioè stabilire, dice il sindaco, quindi sa benissimo che i cittadini hanno visibilità di quello che vedono. Certo, su benissimo. E quindi, però, certe cose non si vedono mai e uno si chiede, ma quali sono le priorità? Chi le stabilisce le priorità? Faccio un esempio, così il sindaco si arrabbia. Ci saranno in giro migliaia e migliaia di auto, come dicevano, anche due ruote. Ci saranno 50 biciclette che girano per Vigevano, però hanno rimesso a posto delle piste ciclabili, oltretutto rendendole pericolose, c'è gente che si è fratturata le costole sulle piste ciclabili, e invece la strada, la città è piena di buche. Tanto è vero che un nostro concittadino ha scritto: sono tornato da non so dove e credevo che Israele avesse bombardato Vigevano invece che la Palestina. Questa è più la mia cosa. Ora, no, siccome il sindaco parlava di priorità e dice, cioè, le strade sono di tutti, e perché non le mettete a posto? Non è che sono mie o sue o dell'altro, sono di tutti i cittadini. Dovete metterle a posto. Ma certo, ma scusa, ma vuoi che non sappiamo che dobbiamo mettere a posto? Ma come? Certo, sono anni che sono tutte rotte. Scusate, ma se io potessi mettere a posto, se io potessi mettere a posto le strade dicendo mettiamo a posto le strade, non lo farei, che è l'elemento subito, che è l'elemento delle cose. L'esempio le priorità. Non è questione di priorità, è questione di risorse. L'esempio delle piste ciclabili, quelli sono risorse destinate specificatamente per le piste ciclabili dell'Unione Europea. È come quando mi dicono: invece che rifare la palestra Caducci perché non è asfaltato, perché quelli sono fondi PNRR che non li potevo chiedere per far asfaltare le strade, ma solo per fare abbattimento e ricostruzione con i soldi. Se, come dire, le scelte che arrivano dall'alto sono queste, io vado a prendere i soldi dove ci sono. I soldi che mi rimangono per asfaltare sono quelli che mi arrivano
come dire, da quello che mi rimane. Noi abbiamo 10 milioni di spesa su un bilancio da 60 milioni che alcuni gli dicevano, noi abbiamo una spesa sociale che si attesta tra gli 8 e i 9 milioni di euro di spesa corrente. Nei tempi di Abelli, nei tempi in cui, di Abelli non per Abelli, nei tempi d'oro, noi avevamo di onere di urbanizzazione che entravano quasi 6 milioni di euro all'anno. Siccome gli oneri di urbanizzazione sono quelli che poi vengono utilizzati per asfaltare, eccetera, o per fare questi servizi, è chiaro che c'era una risorsa importante di entrata che consentiva di fare un piano di manutenzione, come dire, costante delle strade, dove ogni anno magari ci si poteva buttare dentro 2 milioni di euro. Se io avessi tutti gli anni 2 milioni, 2 milioni e mezzo di euro, tutti gli anni per le asfaltature, io mi sarei tolto il problema, perché secondo voi sono contento se ho le strade piene di buche o le strade... No, certo, quel problema non è una questione di priorità, è una questione di risorse, e di risorse che oggi, quei 40 milioni, secondo te, se io potevo mettere in asfaltature, non li avrei messi in asfaltature, messi 5 milioni in asfaltatura. Adesso per... anche che allora le vostre figure politiche non servono. No, non è che non servono solo tutta l'Europa. No, non è che non servono. Se anche a livello adesso comunale, arrivo a rispondere. Ci sono dei momenti in cui tu puoi cercare di recuperare delle risorse. Adesso, e poi ci sono anche dei tempi e delle modalità. Adesso siamo con il mese di aprile si approva il bilancio consuntivo che determina l'avanzo di amministrazione. Una parte di quell'avanzo di amministrazione può essere utilizzato, l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente può essere utilizzato anche per sostanzialmente le asfaltature, e noi prenderemo la gran parte di quell'avanzo di amministrazione che però si determina solo in questo momento particolare dell'anno, e li utilizzeremo per asfaltare, perché le tecnicalità che si diceva, cioè il funzionamento della macchina amministrativa non è che fa tutto la parte tecnica, la gestisce, la parte politica la indirizza, ma ci sono delle regole, delle modalità da seguire, cioè, perché non faccio nomi, ma ci fa presto a dire fare la foto alla buco, fare la foto all'immondizio, fare la foto alla cosa e poi dire ah va che schifo, va bene, vieni tu e non sto dicendo te. Quindi è pienamente ragione, io cioè, è quello che dicevo prima. Ma allora bisogna riformare l'amministrazione. No, allora bisogna sburocratizzare. Guarda che io ti sto dando ragione, perché l'esempio che ho fatto prima era molto cazzato. Cioè, quando ho detto che io potevo anche non preoccuparmi di fare, io quando dico io parlo dell'amministrazione, no? Di fare un ragionamento di prospettiva, di dire per cambiare, oltre a quello che i cittadini giustamente hanno bisogno, che sono strade, servizi, eccetera, ma come faccio a cambiare il futuro della città nei prossimi 20 anni? E quindi ho detto andiamo a prendere delle risorse, studiamo una strategia che può essere di svolta, non domani, magari tra 15 anni quando io non ci sarò, perché diciamo dopo due elezioni, anche se mi rieleggono, non posso più fare il sindaco. Ho scelto di fare quel percorso, ma se avessi dovuto ragionare solo in termini giustamente di riscontro immediato e avessi avuto quei 40 milioni per asfaltare, asfaltavo per 40 milioni, erano tutti contenti, poi magari tra 15 anni mi dicevano ma come mai vigevano, no, non so se mi spiego. Però per risponderti è giusto quello che stai dicendo, ma principalmente è un problema non tanto di parte tecnica, ma di risorse. Se le asfaltature che abbiamo fatte, le prossime che faremo, oltre a quelle con l'avanzo di amministrazione, vengono fatte da l'investitore privato che apre il supermercato tanto recuperato, perché le prossime asfaltature che faremo, tutta la circonvallazione esterna, sono un milione di extra oneri che noi abbiamo imposto all'operatore commerciale che ha fatto quell'area esterna, e che ci darà un milione, tra un milione una parte saranno in asfaltature, la rotonda di Piccolini, eccetera. Quindi l'amministrare vuol dire ok, non ho così tante risorse pubbliche da poter usare solo quelle, e devo anche ingegnarmi nel
fare operazioni, diciamo, di altro tipo per arrivare al risultato. È ovvio che le strade sono fondamentali, perché sono un bene di tutti, come giustamente dicevi, ci giro anch'io per le strade, quindi sono, però ecco, per farti l'esempio invece la Cicardi, che tanti mi fanno e ti ringrazio per la formazione professionale, perché se io ragionassi in termini di politica e amministrazione, per il lavoro che ho fatto, morivano tutti prima. No, sì, certo, perché facendo un mestiere che dovevo intervenire subito, non potevo chiedere a qualcun altro, comunque certe volte si ha anche il tempo, ma certe volte non si ha il tempo per decidere. Quindi vedere questa branca, questo sistema, no? L'amministrazione da una parte e la politica dall'altra, sembrano quasi in contrasto, che invece di essere in aiuto a se stesse, sono una che l'impressione contrario all'altra. L'impressione che perché se no il politico decide, hai ragione, devi fare questo, lo fai, punto. Ma non è che ci vuole un'altra. Ma scusa, ti ho fatto l'esempio della potatura dell'albero, no? Non eri tu, anche tu c'è il problema dell'albero, è vero, no? Sì, il problema è un altro, ma non è la soluzione. No, è un signore di Corso Cavour, non sei tu. Perché infatti ho sentito l'esempio. No, non eri tu. Ma infatti non hai l'appuntamento. Sono apposta a vedere. No, non hai l'appuntamento, infatti, con il. Non hai l'appuntamento. Sono stato anche profeta, perché lei era venuto. Sì. Eri venuto prima del 26 agosto. Sì. E ti avevo detto, gli alberi di queste dimensioni all'interno di una città sono pericolosi. Io gli alberi bisogna tagliarli, o almeno comunque ridimensionarli. Ti porto la gonoma, tu sei venuto, io ho tre alberi che vanno quasi 20 metri sopra il tetto della mia casa. E sono a 5 metri. Ma è vero. E ho da pulire la grondaia tutti gli anni, perché gli alberi del comune non miei. Hai ragione, perché se gli alberi fossero miei, li pulisco io. Però la soluzione non è portare l'agronomo, è che il comune deve mandare qualcuno, siccome gli alberi sono miei e sporcano, li vado a pulire io i canali. O no? Però è così. Li consigliamo, ma non è possibile, siamo molto assenze politiche. Sì, esatto. Tutto il mondo non è la medicina, molto complicato. Ho fatto il medico, ma. Però guarda, anche lì siamo tutti ambientalisti, ma se dovessi tagliare tutti gli alberi, stai tranquillo che sarebbe un'altra, però, per assurdo, ragione. Dopo il 26 agosto. Sì, no, guarda che dopo sì. Sembra strano, ma molti hanno questa visione. Però qualcuno deve avere l'idea che in città, non in campagna. In campagna sono caduti dei boschi interi, lo so, però quello è un tema difficile. Ma in città le piante alte 30-40 metri non si possono tenere. Che è un'amministrazione comunale, se c'è l'assessore ai lavori pubblici, prova a chiedere a lui se io posso ordinare di andare a tagliare quei tre alberi senza avere tutto. Ma io non voglio che taglino gli alberi, ma che almeno vengano ridimensionati, non quelli vicino a casa mia. Ti ricordi quello che con la macchina gli è caduto l'albero, che ha preso la tua macchina in due e lui si è salvato perché era davanti. Però ho voluto dire, questi sono i criteri di priorità. No, ho capito. Robusta potatura. Esatto. Ma anche la signora gli facciamo, non sei tu, gli facciamo una robusta potatura, ma è abbastanza, hai capito? Non è tagliato. Ho capito. Ci sono anni che sono in quella situazione. Però se cadono quegli altri sulla mia casa, dovete pagare 300.000 euro. Va bene, molto meno potrà di pagare 300.000 euro di casa. O no? Io la vedo così, ma non sono solo io.